Pensavo che la sua memoria fosse come le altre memorie dei morti, che si accumulano nella vita d'ogni uomo. Una vaga impronta lasciata sul cervello da ombre che vi sono cadute sopra nel rapido passaggio definitivo. Ma di fronte al portone alto e massiccio, tra le alte case di una strada tranquilla e dignitosa, come il vialetto curato di un cimitero, rividi lui sulla barella che apriva voracemente la bocca come a divorare tutta la terra con tutta l'umanità. Lo vidi vivo davanti a me, più vivo che mai, un'ombra insaziabile di splendide apparenze, di realtà spaventose, un'ombra più tenebrosa dell'ombra della notte, ammantata nobilmente dalle pieghe di una magnifica eloquenza. La visione parve entrare con me nella casa. La barella, i portatori fantasmi, la folla selvaggia di adoratori obbedienti, l'oscurità delle foreste, lo splendore del tratto di fiume tra le anse oscure, il pulsare del tamburo, regolare e smorzato come il battito del cuore. Il cuore di una tenebra vittoriosa. Fu un attimo di trionfo per la terra selvaggia, un'irruzione pervasiva e vendicatrice che mi parve avrei dovuto respingere da solo per la salvezza di un'altra anima. È il ricordo di ciò che gli avevo sentito dire laggiù, con le forme adornate di corna che si agitavano alle mie spalle, alla luce dei falò, nei boschi pazienti. Quelle frasi spezzate mi tornarono alla mente. Le riudii nella loro semplicità infausta e terrificante. Ricordai le sue implorazioni abiette, le sue abiette minacce, le proporzioni colossali dei suoi ignobili desideri, la meschinità, il tormento, l'angoscia tempestosa della sua anima. E in seguito mi parve di vedere il modo sicuro e posato con cui aveva detto un giorno: «Ora tutto questo avorio mi appartiene davvero». La compagnia non l'ha pagato. L'ho raccolto io con grandissimo rischio personale. Temo però che cercheranno di rivendicarlo come loro. Ah, è un caso difficile. Secondo lei cosa dovrei fare? Resistere? Non voglio altro che giustizia. Nient'altro che giustizia. Suona il campanello davanti a una porta di mogano al primo piano e mentre attendevo pareva che lui mi fissasse dal pannello lucente, mi fissasse con quell'immenso sguardo dilatato con cui abbracciava, condannava, aborriva l'intero universo. Mi parve di udire il grido sussurrato: «Che orrore! Che orrore!» Scendeva il crepuscolo. Dovetti attendere in un aulico salotto con tre finestre alte dal pavimento al soffitto, che parevano tre colonne drappeggiate di luce. Le gambe e gli schienali sinuosi e dorati dei mobili brillavano in curve indistinte. L'imponente camino di marmo aveva una bianchezza fredda e monumentale. In un angolo un piano a coda massiccio, con foschi riflessi sulla superficie piatta come un lucido e tetro sarcofago. Un'altra porta si aprì, si richiuse. Mi alzai. Si fece avanti tutta vestita di nero, la testa pallida, fluttuando verso di me nel crepuscolo. Portava il lutto. Era passato più di un anno dalla morte. Da più di un anno era giunta la notizia. Pareva che lei avrebbe ricordato e portato il lutto per sempre. Prese le mie mani fra le sue e mormorò. Mi avevano detto che sarebbe venuto. Notai che non era molto giovane,
ossia non una ragazzina. Aveva in lei la capacità matura di essere fedele, di credere, di soffrire. La stanza parve essere diventata più scura, come se la luce triste di quella sera nuvolosa si fosse rifugiata tutta sulla sua fronte. Quei capelli chiari, quel volto pallido, quella fronte pura, sembravano circondati da un alone cinereo, dal cui fondo mi fissavano gli occhi scuri. Lo sguardo era schietto, profondo, sicuro e fiducioso. Portava il capo addolorato come fiera di quel dolore, come per dire: io, solo io, so piangerlo come merita. Ma mentre ancora ci stringevamo le mani, le nacque in viso un'espressione di spaventosa desolazione che mi fece comprendere come lei fosse una di quelle creature che non sono un trastullo del tempo. Per lei era morto solo il giorno prima. E per Giove l'impressione fu così profonda che anche a me sembrò essere morto il giorno prima, ma no, in quello stesso momento. Vidi lei e lui nello stesso istante, la morte di lui e il dolore di lei. Vidi il dolore nell'una nel momento stesso della morte dell'altro. Capite? Li vedevo insieme, li udivo insieme. Aveva detto con profondo sospiro: sono sopravvissuta. Mentre alle mie orecchie tese era parso di udire distintamente, mescolato al suo tono di disperato rimpianto, il bisbiglio riassuntivo dell'eterna condanna di lui. Mi chiese cosa stessi facendo lì, con una sensazione di panico nel cuore, come se fossi per un errore finito in un luogo di misteri crudeli ed assurdi che agli esseri umani non è dato contemplare. Mi indicò una sedia. Ci sedemmo. Posai delicatamente il pacchetto sul tavolino e lei vi appoggiò sopra la mano. Lo conosceva bene, mormorò dopo un attimo di luttuoso silenzio. L'intimità cresce presto laggiù, dissi. Lo conoscevo quanto è possibile conoscere un uomo. E lo ammirava, disse. Era impossibile conoscerlo e non ammirarlo, vero? Era un uomo notevole, risposi titubante. Poi, davanti alla commovente fissità del suo sguardo, che pareva in attesa di leggere altre parole sulle mie labbra, proseguì: era impossibile non amarlo, completò impaziente, facendomi ammutolire di sgomento. Com'è vero, com'è vero? Ma se pensa che nessuno lo conosceva bene come me. Avevo tutta la sua nobile confidenza, lo conoscevo meglio di chiunque altro. Lo conosceva meglio di chiunque altro, ripetei, e forse era vero. Ma con ogni parola pronunciata la stanza si faceva più oscura e solo la sua fronte, liscia e bianca, restava illuminata dall'inestinguibile luce della fede e dell'amore. Lei gli era amico, continuò. Amico, ripeté un po' più forte. Deve essere così, se le ha dato questa e l'ha mandata da me. Mi pare di poter parlare con lei. Oh, devo parlare. Voglio che lei, che ha udito le sue ultime parole, sappia che sono stata degna di lui. Non è orgoglio? Sì, sono orgogliosa di sapere che lo comprendevo meglio di chiunque altro sulla terra, me l'ha detto lui stesso. E da quando è morta sua madre, non ha avuto nessuno, nessuno a cui ascoltavo. Le tenebre si infittivano. Non ero neppure certo che egli mi avesse dato il pacchetto giusto. Sospettavo invece che volesse affidarmi un altro fascio di carte che dopo la sua morte vidi esaminare del direttore sotto la lampada. E la ragazza parlava,
sfogava il suo dolore nella certezza della mia simpatia, parlava come bevono gli assetati. Avevo sentito che la sua famiglia disapprovava il fidanzamento con Kurz. Non era abbastanza ricco, chissà cosa. E davvero non so se non fosse stato povero per tutta la vita. Mi aveva dato ragione di supporre che era stata l'impazienza per la sua relativa povertà a spingerlo laggiù. E chi non gli era amico dopo averlo ascoltato parlare una volta soltanto? Stava dicendo. Attirava gli uomini per quello che di meglio avevano in loro. Mi fissò intensamente. È il dono dei grandi, proseguì, e il suono della sua voce bassa pareva accompagnato da tutti gli altri suoni, pieni di mistero, desolazione e dolore che avevo mai udito. Il mormorio del fiume, il fremito degli alberi agitati dal vento, il brusio delle folle, l'eco indistinta di parole incomprensibili gridate di lontano, il bisbiglio di una voce che parla di là dalla soglia di una tenebra eterna. «Ma lei l'ha sentito? Lei sa?» gridò. «Sì, lo so», dissi con un che di disperazione nel cuore, macchinando il capo davanti alla fede che era in lei, davanti alla grande illusione redentrice che brillava di una luce soprannaturale nelle tenebre trionfanti da cui non avrei potuto difenderla, da cui non avrei saputo difendere neppure me stesso. Quale perdita per me, per noi, si corresse con magnifica generosità, quindi aggiunse in un mormorio, per il mondo. Negli ultimi bagliori del crepuscolo vidi brillare i suoi occhi, colmi di lacrime, lacrime che non volevano cadere. Sono stata molto felice, molto fortunata, molto orgogliosa, riprese, troppo fortunata, troppo felice per un po', e ora sono infelice per la vita. Si alzò. I capelli biondi sembravano raccogliere tutta la luce residua in un barlume d'oro. Ne sai anch'io. E di tutto questo, proseguì dolorosamente, di tutte le sue promesse e di tutta la sua grandezza, della sua mente generosa, del suo cuore nobile, non resta nulla. Nulla, fuorché la memoria. Lei e io. Lo ricorderemo sempre, mi affrettai a dire. No, esclamò, è impossibile che tutto ciò vada perduto, che una vita simile vada sacrificata senza lasciare nulla, se non un dolore. Lei sa che grandi progetti aveva, anch'io li conoscevo, forse senza comprenderli, ma altri li conoscevano. Qualcosa deve restare. Le sue parole, almeno, non sono morte. Le sue parole resteranno, dissi. È il suo esempio, sussurrò fra sé. Gli uomini lo ammiravano. La sua bontà brillava in ogni atto. Il suo esempio? Sì, è vero, dissi. Anche il suo esempio? Sì, il suo esempio. L'avevo scordato. Ma io no. Non riesco. Non riesco a credere. Non ancora. Non riesco a credere che non lo rivedrò mai più, che nessuno lo vedrà mai più, mai più, mai più. Stese le braccia come davanti a una figura sfuggente, tendendole nere con le pallide mani giunte attraverso l'esigua luce morente della finestra. Non vederlo più. In quel momento lo vedevo assai chiaramente. Finché avrò vita vedrò quell'eloquente fantasma e anche lei vedrò, ugualmente tragica e adorna di impotenti amuleti, che tendeva le brune braccia nude sul luccichio del fiume infernale, il fiume delle tenebre. Improvvisamente dissi sottovoce: «È morto come è vissuto». «La sua fine», dissi mentre una collera sorda si agitava in me,
è stata in tutto degna della sua vita. E io non ero con lui, mormorò. La mia collera cedette di fronte a un sentimento di infinita pietà. Tutto ciò che si poteva fare, borbottai. Oh, ma io credevo in lui più di chiunque sulla terra, più di sua madre, più di lui stesso. Aveva bisogno di me, di me! Avrei fatto tesoro di ogni sospiro, di ogni parola, di ogni segno, di ogni sguardo. Sentii una morsa gelida al petto. Non faccio così, dissi con voce soffocata. Mi perdoni, io lo pianto così a lungo in silenzio, in silenzio. Lei è stato con lui fino all'ultimo. Penso alla sua solitudine. Nessuno vicino che lo comprendesse come io l'avrei compreso, forse nessuno che l'udisse. Sino alla fine, dissi tremante. Ho udito le sue ultime parole. Mi fermai terrorizzato. Le ripeta, mormorò col cuore straziato. Voglio qualcosa. Qualcosa con cui vivere. Ero sul punto di gridarle. Non le sente? Tutto intorno a noi. Il crepuscolo le ripeteva in un bisbiglio insistente. In un bisbiglio che mi pareva crescere minaccioso. Come il primo bisbiglio del vento che s'alza. Che orrore, che orrore. La sua ultima parola, con cui vivere, insistette. Non capisce che l'amavo, l'amavo, l'amavo. Mi feci forza e parlai lentamente. L'ultima parola che pronunciò fu il suo nome. Udii un sospiro lieve. E poi il mio cuore si fermò, arrestato da un grido esultante e terribile, dal grido di inconcepibile trionfo e di indicibile dolore. Lo sapevo, ne ero sicura. Lo sapeva, ne era sicura. La sentii piangere. Aveva nascosto il viso tra le mani. Mi parve che la casa sarebbe crollata prima che potessi fuggire e il cielo mi sarebbe caduto sul capo. Ma non successe nulla, il cielo non cade per così poco. Sarebbe caduto, mi chiedo, se avessi reso a Kurz la giustizia che gli spettava. Non aveva forse detto che voleva solo giustizia, ma non potevo dirglielo. Sarebbe stato troppo tenebroso, davvero troppo tenebroso. Marlow tacque e restò in disparte, indistinto e silenzioso, nella posa di un Buddha meditante. Per un po' nessuno si mosse. Abbiamo perso l'inizio del riflusso, disse improvvisamente il direttore. Alzai la testa. Il mare aperto era sbarrato da un banco di nubi nere e il quieto corso d'acqua che portava ai confini estremi della terra scorreva cupo sotto un cielo offuscato. Pareva condurre nel cuore di una tenebra immensa.